Non si può far altrimenti, oggi altri 40-50 gradi e io voglio stravolgere il mondo, anzi il pensiero della rasatura tradizionale intesa con mentolo perché fa caldo. No, se sei un uomo, se sei maschio arfa, devi da soffrire, devi usare qualcosa che scaldi il viso. Oh, video simpatico, scherzoso, quindi non è assolutamente nulla di negativo, è soltanto scherzoso. Però voglio vedere, siccome già sto a fare la sauna, tu non vedi la maglietta, ma io sono già tutto sudato, premetto, mi sono fatto la doccia, quindi un pochetto mi sono rinfrescato. Siccome non rinfrescarsi non è tanto servito, perché ripeto, fa veramente troppo caldo, ti faccio vedere subito con che cosa oggi mi vado a radere. Guarda, tiè, becca del suo spiccio. Allora, iniziamo col pre-barbino rosso, crema rossa e finiamo con il dopo barbarosso, logicamente. E sì, perché il sandalo e il burro di karité della Proraso è molto molto caldo, d'inverno te salva, ma d'estate c'è, cioè, chi dice che lo utilizza, io andrei letteralmente in autocombustione, cosa che sicuramente succederà adesso. Quindi nota le goccioline, nota, ma sto trasudando proprio, una cosa impressionante. Allora, giochiamo il calendario, non è più il 29, ma oggi che giorno è? Fa un po' vedere. Oggi mi sa che è 31! Eccolo qui, è un bellissimo venerdì. Sta finendo luglio, quindi si inizia. Vorrei tanto sapere che cosa ti porti in vacanza, se andrai in vacanza, se andrai magari vicino casa. Sicuramente qualcosa farai, perché le città sono vuote, non si sa per quale motivo. Allora, per iniziare una buona rasatura con qualcosa di caldo c'è bisogno dell'acqua calda. Che fai? A proposito, oggi utilizzo Fadip Testina Gentile e ci metterò le Perma Sharp, quindi vedi, me l'ho dimenticato pure il pezzo, me l'ho dimenticato. Allora, bella acqua calda, intanto il nostro bel tassino dell'Omega lo mettiamo in ba... Mamma mia che esce da qua! C'è presente il drago che ti soffia dentro casa al fuoco? La stessa cosa, oggi però è una cosa impressionante. Pure ieri a Roma, qua, io sono andato verso Piazza Don Bosco, chi è di Roma lo sa, passava un po' di vento, ma purtroppo è caldo, ragazzi, è veramente bestiale, anzi che sono 2-3 giorni, ricordo in lontano 2003 fece un mese di caldo assurdo, facevo il militare in quell'epoca, la maglietta verde era diventata bianca sale proprio. Allora, vado, eh. Io penso che non debba mettere troppa acqua perché i pori penso che siano già abbastanza larghi, perché mi manca l'aria pure a loro, e quindi vado, intanto carico il Fadip, gustavo questo momento idilliaco, bello, eccolo. Allora, tre pezzi, un omaggio, signori, eccola qua, Perno Sharp. Speriamo che vada tutto quanto bene. Allora, io di Proraso Rossa posso solo che spendere parole di apprezzamento, perché è un ottimo prodotto, un'ottima linea, ma la utilizzo esclusivamente in inverno. Non me ne voglia Proraso, ma è veramente efficace ed efficiente durante il periodo invernale e ti aiuta tantissimo, appunto grazie al burro di karité e al sandalo. Profumazione molto ma molto calda. Pre-barbino è la versione vecchia, ma è uguale perché cambia il packaging. Invece la crema che utilizzerò è la nuova versione, quindi una formulazione leggermente differente rispetto alla vecchia. Logicamente conserverò con molta attenzione, perché appunto essendo cambiata me la tengo per ricordo, non si sa mai. Allora, poi se riesco domenica, ma penso più, vediamo se riesco, magari domani faccio proprio una cosa da matto, sempre se mi arriva te farò vedere qualcosa di nuovamente innovativo, sempre in casa Proraso. Ah, me ce voleva proprio un bel panno caldo. Allora, andiamo subito a prelevare il nostro bel sapone, eccolo qua, sapone, ma io la chiamerei crema, che sta letteralmente facendo la pipì perché è il caldo ed è normalissima sta cosa. Strizzo bene pennellino, sarà un fisso sto pennellino io, e metto un po' di
ecco, è mezza sciolta, ma ci sta, perché comunque il caldo che sta facendo è qualcosa di mostruoso. Faccio il mio premontaggio, spalmo bene, tac, ti piace, e vado, mazza è fresca, oh. Può capire. Allora, io non, ripeto, non utilizzo questa linea durante il periodo estivo, perché l'ho fatto una volta, me la sono portata in campeggio e ti dico la verità, ho sofferto come un cane, perché quel giorno sfortunato tirava un vento caldissimo e logicamente il sandalo, non, il burro di karité non mi hanno aiutato. Allora, nuova formula è completamente differente rispetto alla prima, già l'ho detto tempo fa quando l'ho provata per la prima volta, ho chiesto informazioni alla casa, mi è stato detto, logicamente dopo la mia prova e appunto aver notato il fatto della diversità, è stato confermato che c'è stata qualche modifica che sinceramente a me è piaciuta tantissimo. Allora, il piacere del, non dico ancora del caldo, ma della schiumosità e della densità della crema è tanta roba, veramente tanta roba. Sto adesso un po' pungente. Ormai sono abituato ai pre-soft, quindi senti come scorre, senti come scivola. Ottima, la mia preferita in inverno. Sembra quello del, come si chiama, non mi viene mai il nome, quello del Bugs Bunny, tipo, no, cacciatore, però bandito. Eccola qui, metto un altro po' di acqua, mi raccomando, più si idrata e meglio è. Non facciamo i fagiani che non mettiamo l'acqua, perché è molto, ma molto importante. Allora, lascio così com'è, lo vedi? E affronto, vediamo se stempera un pochettino, Ok, picchio, non ti muovi, mi muovi tutta la telecamera. Dicono che il caldo fa bene. Guarda, posso assicurare, durante l'inverno questa è quella che ti aiuta a rimanere caldo. Provata in tutti gli ambiti, soprattutto sullo scooter, ti aiuta che neanche te rendi conto. Allora, il primo passaggio, non sento subito questo calore, anche se poi molti saponi, molte creme danno il loro massimo nel momento in cui tu scopri il viso dal, appunto, dal sapone stesso, perché la pelle respira e quindi, diciamo così, passa a questo termine, il principio attivo prende vita e si fa sentire in qualche maniera. Devo dire che tra un po' vedrai qua grondare il sudore come se non ci fosse un domani, perché sto iniziando a percepire quella sensazione calda, quasi un po' stile caldo africano che fa la cappa sull'Italia e non te fa respirare più. Mi sento un pesce che sta boccheggiando letteralmente. Però devo dire che è quella più scorrevole questa, quella che regala veramente ottima rasatura, al di là del fatto del calore. No, stempero il rasoio con l'acqua fredda, perché guarda, non ce la faccio.
Non ci credi che sto sudando, eh? Molto faccio vedere. Aspetta, anche se poco te frega, però non so se vedi, cioè, impressionante. Cioè, manca avessi portato giù per 4 piani i mobili di casa durante un trasloco intensivo. Una cosa impressionante. Quindi immagina d'estate, anzi d'inverno, sta suda pure la schiena. Peccato che c'è un'altra telecamera per far vedere dietro, perché è una cosa impressionante del caldo che fa. Allora, è come quando ci siete e te bevi l'acqua calda, no? Che non ti sei dimenticato di mettere in frigo. Allora mi sciacquo solo il viso. Ci vorrei buttare dentro. Oh. Allora, facciamo qualche piccola correzione, perché sento che in alcuni punti non è andata come volevo. Ecco qua. Io penso che se avessi fatto sta rasatura all'aperto qua a Roma mi sarei ustionato. Mi sono uscite due antenne a posto del... Aspetta, vediamo se riesco a prendere forbicine, per pure naso. Via. Allora, dicevo che se avessi fatto sta rasatura in mezzo a la strada qua a Roma, avrei preso letteralmente fuoco, sarei svenuto dal caldo. Ma non finisce qua, la botta finale è lei. Ah, yeah. T'ho detto, d'inverno sta tranquillo, ma d'estate, figlio mio, oh. Ok, fatto. E mi dovrei sventolare? Provare per credere. Allora, bella calda, ci voleva un pochettino, perché ci vuole, però te posso dire una cosa, un pochetto ha bloccato quell'effetto di sensazione, poi logicamente il viso dice un'altra cosa, ma la sensazione di calore eccessivo già non la sento più per pochi secondi, perché tra un po' veramente effettivamente sentirò il caldo. Il caldo che ti avvolge, come se ci avessi in panno caldo, quindi la mia sensazione da qua a un quarto d'ora è quello di qualcosa di caldo addosso. Però è buono, mazza, scorre la meraviglia sta crema. Perché poi, ma perché non scrivi crema invece di sapone? Perché sapone da barba quando è liquido? Quasi, perché? Vabbè, detto questo, noi ci vediamo nel prossimo, sta a venire il mar da testa. Nel prossimo video mi auguro di poterlo fare domenica, perché c'è una novità molto 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 interessante, sempre appunto in casa Proraso. Quindi, come dico sempre, buoni acquisti e buone sbarbate, noi ci becchiamo nel prossimo video. Mi raccomando, d'estate non utilizzare sandalo e burro di karité, te squagli solo, non c'ha senso, dammi retta, soprattutto se devi uscire la sera. Camicetta, barba camicetta, la godete di sudore, lascia fanno, è bello. Vediamo alla prossima. Sigaretta, non mi messa. Aspetta. Eccola, vado.